Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Oggi ragazzi non potete capire quanta ciccetta sul fuoco, quindi un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi. Vi ricordo oggi 13:30 in live, come sempre immancabili sulla piattaforma Viola, tutti i miei social in descrizione e anche il codice sconto se volete regalare un controller completamente personalizzato PS4, PS5, Xbox con le levette, senza levette, qualsiasi colore, come volete voi. Trovate appunto tutto quanto in descrizione, la mia collaborazione con Aim Controllers. Ma partiamo, perché video ricco mi ci ficco. In un nuovo sondaggio ufficiale, probabilmente inviato a diversi influencer, viene chiesto quale delle novità elencate è stata la più gradita dopo l'upgrade della Season 3 con Verdansk 84. Come potete vedere, è possibile notare nel primo punto dell'elenco che viene indicato un nuovo sistema di trasporto veloce, le Red Door, tratte dalla trama della campagna di Cold War. Questo dovrebbe quindi sostituire il vecchio sistema di metropolitana presente a Verdansk, ora come sapete non più presente. Non rimane che capire se e quando questo sistema verrà implementato appunto con i prossimi aggiornamenti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ieri si è tornati nuovamente a parlare in maniera veramente molto corposa della mappa dei Monti Urali. Ne ha parlato il noto insider MV2G tramite il suo account Leaker Dude Trust Me, dove ha annunciato che in futuro potremo vedere la mappa dei Monti Urali. Al momento però non ha svelato dettagli o una possibile finestra temporale di rilascio a riguardo. Ma sentite bene, nella vicenda della mappa dei Monti Urali è anche intervenuto l'insider Infocode S2. Secondo le sue informazioni, questa mappa non sarà una mappa principale come Verdansk, essendo nata principalmente per lo stile di gioco di Blackout e poi volturata su Warzone. Aggiunge inoltre che una mappa principale la potremo vedere soltanto quando uscirà il COD di Infinity World, quindi quando ci sarà il sequel di Modern Warfare 2019, quindi molto probabilmente tra fine 2022 ed inizio 2023. La cosa mi sembra alquanto strana. Vi do ancora un'altra importante notizia relativamente appunto a questo discorso della mappa dei Monti Urali. Sempre il noto insider MV2G, sempre tramite il suo account Leaker Dad Trust Me, ha pubblicato quelle che sembrerebbero essere le prime tre immagini della mappa dei Monti Urali. Le trovate sul mio canale di Twitter, perché non possono essere pubblicate sempre per motivi di copyright, quindi le trovate sul mio canale di Twitter, retweetate direttamente dal suo account, dove potrete vedere Summit diversa rispetto alla versione attuale di Verdansk 84. La cosa molto particolare è vedere in basso a destra l'interfaccia che non è quella di Warzone ed è molto probabilmente quella che era all'epoca in fase di test di Blackout, quindi molto curioso. Quindi queste sembrerebbe essere le prime immagini della versione destinata a Blackout, per poi essere sospesa per portarla appunto in futuro all'interno di Warzone. Al momento non c'è ancora nessuna conferma ufficiale su queste immagini, ma dato che è una fonte molto attendibile vi terrò aggiornati in merito a quale sarà la decisione che verrà presa in maniera finale da Activision in merito a questa mappa dei Monti Urali. Quindi continuano ad esserci conferme anche tramite immagini che questa mappa esisteva ed esiste, ma non si sa se verrà mai rilasciata. Nel trailer rilasciato l'altra sera dal profilo ufficiale di Call of Duty si nasconde in un singolo frame rate al minuto 1.30 un easter egg, la mappa Ride. Non è chiaro perché sia stata inserita in maniera così nascosta all'interno del video, ma come abbiamo visto nei precedenti messaggi nascosti in diversi posti ufficiali, questo potrebbe significare qualcosa proprio legato alla mappa. Jackie Pastimes sta attualmente analizzando l'immagine per capire se sono presenti ulteriori indizi. Quindi chissà se arriveranno nuove zone sempre a tema di Black Ops all'interno di Verdansk 84. Rimanete sintonizzati perché poi vi aggiornerò a riguardo. Ma come sappiamo, a metà Season 3, come ufficializzato dalla roadmap ufficiale appunto di Activision, c'è il discorso di un nuovo evento. Bene, il noto data miner Jesse Codelix ha trovato nei file di gioco delle stringhe che confermerebbero l'arrivo di un nuovo grande evento chiamato X2, che presenterà a quanto pare un treno corazzato e addirittura le imboscate.
Considerate che l'evento rivelazione di Black Ops Cold War era l'X1 Finn. Questo è nei file di gioco ormai da mesi, ma sembrerebbe che finalmente ci stiano lavorando di nuovo e quindi ci potrebbe essere un filmato legato all'evento. L'SCR2X2 Duration Fade Out Movie. Staremo a vedere se questa cosa verrà accantonata oppure verrà rilasciata. Come sempre i file di gioco abbiamo visto come in passato ci sono veramente tantissime cose, ma poi man mano ragazzi non tutte quante vengono rilasciate, molto probabilmente perché non superano le fasi di test. La Raven Software è al corrente di alcuni problemi e reggimenti di gioco, infatti molti inviti non vengono ricevuti da diversi giocatori. Il problema è ora in fase di lavorazione e vi terrò aggiornati quando verrà rilasciato un fix. Ieri sera, come previsto ogni giovedì ore 19, nuovo cambio delle playlist. Vediamo che cosa è successo. All'interno di Warzone arriva Verdasco 84 ritorno, Rebirth Island ritorno terzetti e Malloppo Denaro Sporco quartetti. Su Modern Warfare guerra terrestre normale, progetto scontro, shot ship faccia a faccia, frenesia confermata e follia pura. Su Cold War le novità principali sono Diesel 24/7 in versione 6 contro 6 e ovviamente tornano i tornei Gunfight come vi avevo già annunciato. Inoltre è stata aggiunto nel negozio del titolo il nuovo bundle dedicato all'operatore, quindi al nuovo operatore Knight Operator Bundle al costo di 2400 Call of Duty Point, contenente una skin leggendaria per il nuovo operatore Knight, due progetti arma leggendari e diversi oggetti estetici. La particolarità dei progetti arma, bene, hanno l'effetto smembramento. Inoltre su Cold War è arrivato anche una nuova patch, sempre rilasciata ieri sera intorno alle 19:30. Per quanto riguarda l'interfaccia utente su multiplayer, aggiunta l'informazione ping mentre si cercano le partite. Ora le sfide per sbloccare le armi e le sfide giornaliere settimanali vengono conteggiate anche se si abbandona una partita. Risolto un problema relativo al sistema trofi nella sfida preparati e sopravvivi. All'interno di Zombies le armi, risolto un problema relativo all'aim assist dello Swiss K31, quindi al cecchino quando si beveva la bibita Deadshot da Kiri. Su Outbreak rilasciati fix alla stabilità degli spawn dei nemici e rilasciati fix alla stabilità dei portali dimensionali. Su Firebase Z rilasciati fix relativi alla stabilità delle sfide. Chiudiamo con il discorso relativo all'evento Hunt for Adler, che come sapete dal day one è buggato, tantissime sfide sono buggate. Due giorni fa è uscito il fix che ha risolto il problema e l'evento era stato prolungato di un giorno. Bene, l'evento Hunt for Adler è stato ulteriormente prolungato ieri sera per permettere ai giocatori di Warzone di completare le sfide che solo nei giorni scorsi sono state, come vi dicevo, fixate. Non è chiaro però di quanto sia stato prolungato, visto che la Raven Software non ha né rilasciato ulteriori dichiarazioni né praticamente ha aggiornato il timer relativo alla scadenza dell'evento, che doveva terminare ieri sera alle ore 19 come un giorno aggiuntivo. Quindi molto probabilmente ci daranno, almeno spero, una settimana aggiuntiva, perché è dal day one che Hunt for Adler era completamente buggato. Vi terrò aggiornati sulla vera scadenza attualmente dell'evento. E con questo chiudiamo un nuovo video informativo, come dicevo, molto ricco di novità. Un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, vi aspetto in live 13:30 piattaforma Viola e con me appuntamento immancabile domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TGS.